Siamo qui con Mimmo Falco, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Un evento importante questa sera, a storia dello sport. Quanto è importante la comunicazione, soprattutto in questi eventi, sui social, ma soprattutto per i giovani che sono pronti ad entrare in questo mondo? Guarda, la tua domanda è una domanda fondamentale, importantissima. Qui stasera ad Ottaviano noi mettiamo insieme campioni dello sport, associazioni, ma soprattutto i giovani. I giovani che sono il futuro della nostra società, coloro i quali devono prendere in mano il coraggio di andare avanti, di portare avanti dei progetti che sono progetti che riguardano la lealtà sportiva, che riguardano il coraggio sportivo e che riguardano soprattutto la possibilità di lottare in questa società mettendo da parte fenomeni negativi come il bullismo e il cyberbullismo. Lo sport serve proprio a questo, a mettere insieme tante persone e soprattutto a far capire ai giovani che c'è un mondo che si deve gareggiare, lottare, con lealtà però, senza infingimenti. Quindi diciamo che il mondo dello sport potrebbe salvare i giovani a rischio, oppure metterli in gioco, farli mostrare le proprie potenzialità. Il mondo dello sport è un segmento, però ci vogliono altri segmenti della società. Il mondo dello sport è un segmento fondamentale, importantissimo, per mettere insieme quelle capacità che i giovani hanno e che non vengono espresse purtroppo sui nostri territori. Qua è fondamentale l'associazionismo, è fondamentale la partecipazione pubblica, è fondamentale soprattutto la capacità di comunicare. Ecco, ritornando alla domanda tua iniziale, i social, i nuovi mezzi di comunicazione possono essere utilizzati secondo dei canoni fortemente educativi, che noi dobbiamo in questo modo riuscire a far capire ai giovani attraverso questi canali l'importanza dello sport. Ringraziamo Mimmo per l'intervista, grazie. No, io ringrazio voi perché voi rappresentate con questa emittente, con questo lavoro, veramente i giovani, rappresentate il futuro, rappresentate quello che noi vorremmo di migliore per i nostri figli. Grazie a voi. Va bene, grazie Mimmo.